Ehi, saluti per il vostro Rosettino e bentrovati su con Chimera Squad, con Mac. Mi stavo stirando fortissimo mentre era partito il conto alla rovescia e quindi ho detto oddio, dove finire? Allora, abbiamo qualcosa da... No, sono situazioni queste qua, quindi non è un combattimento, quindi nessuno livella. No. E il rinunciare a 80 informazioni mi uccide. Sì. Ma dobbiamo farlo. Sì. Ovviamente avevamo scelto, avevamo tolto dal margine, non da downtown, perché se era al contrario potevamo farlo tranquillo. Ma il Signore ci ascolta sempre. Sappiamo purtroppo tutti, ci segue. Dobbiamo anche quarantenare Old Town, tra l'altro. Sì, facciamolo subito, così poi si ricarica quarantena. Okay. Bonk. Sono mettiamo le maschere. Esatto. Mettiamo le mascherine obbligatorie, esatto. Un metro e mezzo di distanza e via. Ormai abbiamo imparato. Ormai sappiamo come si fa. E mettiamo tutti gli scudi di Cherub e andiamo in giro. Esatto. Tutti dei grossi preservativi. Preservativi Cherub. E esaminiamo la scena del crimine, no? Esaminiamola. C'è qualcos'altro che dobbiamo fare prima di... No, eh? Allora, così. La ricerca si completa al prossimo turno. La Spec Ops sta già andando. L'addestramento si completa da solo al prossimo turno. Non abbiamo niente da fare. Abbiamo una Spec Ops nuova, visto che abbiamo un agente anziano che gestione crisi. Cioè, noi riduciamo l'anarchia ai cittadini di 3, ma sono 5 turni, quindi bene, benissimo, va bene. Ok, e poi adesso mappa della città, esaminare via VTT. Se pensate che abbiamo troppi soldi, non vi preoccupate, domani, cioè adesso, li spendiamo. Esatto. Progettare è completato, Blue Blood per i flessi ambientati, perfetto. Ok. Operativi lo so, addestramento completato. Principalmente da Mewton, oggi ha protestato contro il protrarsi della chiusura dello spazio porto. Oh, vedi Mewton che protestano contro la chiusura dello spazio porto. L'artigiano Glorba, della Lega Cantieri Navali, ha della Lega dichiarazione. Quelle astronavi sono un territorio sacro. Questo non è un Mewton che parla, se permetti, Ma vabbè. È sacra. Ci hanno abituati. È l'ennesima crudeltà, siamo in una dittatura. Esatto. Se devi insegnarvi la democrazia, pensate come siete messi, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, fucili, mitragliatori, 150? Costano tutti 150, quindi le armi, ok. Ci sta. Compra. Ci hanno detto che dovremmo comprare anche un nuovo androide. Sono abbastanza d'accordo. Ma non adesso, cioè quando le missioni cominceranno ad essere di nuovo molto complicate. Sì, non abbiamo ancora un paio di puntate, anche tre forse, nel quale possiamo... cos'è quello? Equipaggiamento Sacraspira, è nuovo. Sì, avendo finito il coso del Sacraspira, probabilmente ci ha dato la roba da fare. Nuovo oggetto dall'area di fornimenti, granata a bolla. Che cazzo ne sappiamo cos'è? È tessuto a bolla e schermo cinetico. Okay. Equipaggiamento incendiario della Sacra Spira. La granata bolla sarà quella che usavano tra loro per celarsi. Quello, perché dovrebbe essere bolla, il fumogeno. Boh, fa puff. Non lo so. Non ho idea. Schermo cinetico sarà la roba che faceva il guardiano, boh. Equipaggiamento incendiario è proiettili Dragon. Questo è un nome invece per una marca di... Non so, perché potrebbe essere... Proiettili Dragon mi dà molto l'idea di una marca di preservativi. Anche Dragon. Sì, anche Dragon. Ci sono i Trojan, quindi... Esatto. Che io, nel senso, sinceramente, te Mac, ti fideresti di un preservativo che si chiama Trojan? Perché se ragioni sulla guerra di Troia sul cavallo... Puoi pensare sia alla guardia, a Troia, il cavallo. Puoi pensare agli Spartani che vanno a cazzo duro dentro il coso e non è tanto carino. Puoi pensare al fatto che, vabbè, che non... Cioè, io penso a qualcosa che il cavallo di Troia, che sì, entra che... dentro una città e da cui escono tanti soldatini piccolini che possono penetrare nelle difese. Sì, non è proprio... Cioè, io boh. Vabbè. Se non... Vogliamo andare avanti e potenziare le armi, quindi? Cosa manca? La pompa e i fucili d'assaggio. La pompa, scusa. Vabbè. E... Fucile d'assalto abbiamo solo Verge.
pompa invece abbiamo Godmother e Axion che si è rivelato una bestia. Abbastanza forte. Sarà che all'inizio ancora siamo Sì. comunque molto, sono molto Allora, leggeri, però. io metterei qui Cherub. Così livelliamo un po' gli altri. Perché Cherub è già super livellato. Lo Cazzo. so. C'è Cherub che mi ha guardato male, mi spiace. Mentre ad addestrarsi possiamo mandarci un po' di gente. Possiamo mandare o Axion, però si perde due missioni, che non mi piace. Perché per aumentarsi la vita, intendo. Sì, ma tanto è già abbastanza Oppure. gonfio così, eh. Teniamo Blue Blood ancora fuori dalla missione per dargli 15% in più di critico. Dov'è? Sbagliato, scusate. Non era lui, lei che volevo. Ok. Sblocca potenza. Probabilità di critico aumentata. Critico, eh. Di sì, di 15, Sì, 8. per carità, Considerando buono. che già lui ha 10. Cioè, la chance di crittare contro un nemico che è in copertura è il 25%. Dai, mi piace. Guarda che faccia convinta, È mamma mia. blobbato. È blobbato su. E quindi allora uno è qua, l'altro è qua, e quindi siamo abbastanza costretti a mettere Torque qui. Che essendo tutti nemici in teoria biologici, va bene. Allora. Direi per forza smistamento. E direi che anche va bene perché ci dà più intel. Soffiata da proiettili sedativi, proiettili Ah, perforanti. due cose ci dà. Sono fighi. Qua però invece cosa c'è di bello? Cassa Oh, avanzata, mi telaio piace. d'impatto, Mi che è una piace. modifica arma che non sappiamo cos'è. Però c'è l'evento oscuro. In questa missione sono presenti dei mercenari della Verla. Cos'è Dalla Verla. la Verla? Dove vengono? Sono dall'osteria della Verla, sono gli Tipo ubriaconi. i giorni della Merla, se è Che una roba. cazzo è? I mercenari della Verla fa molto campano, fa molto. Cioè campano nel senso non regione, nel senso campagna. Sì. È La signora Verla le mandate. campagnolo, sì, Ci è proprio. arrivano quattro Muton con le motoseghe e le salopette di jeans e i fucili a pompare. Sì, non lo so. Proiettili sedativi. Sembrano Alla fighi. fine. Sì, ma L'idea i proiettili sedativi sono quelli che quando uccidi e non uccidi. è. Ah, sono quelli lì? Sono quelli lì. Che noi abbiamo Verge. E praticamente i perforanti sono quelli che quando sparano attraversano e colpiscono anche qualcun altro. Probabile, non lo so, non ce li abbiamo. Siamo obbligati a fare l'altro, Max, se no ci cioccano. No, stavo pensando che comunque in ogni caso il telaio di impatto non so cosa possa essere, ma cassa avanzata schifo Questa a me da avanzata. mettere a qualcuno non fa mai. Sono due danni gratis. Anche se il terreno di impatto è una merda, mi piace di più sicuramente questa. Se È una missione molto difficile. ci Ora sarebbe saranno. stato bello avere un robot di scorta. Se ci saranno molti più nemici. Vogliamo fare un investimento ora che abbiamo due soldini? Ci Sì, vogliamo mentre io tolgo un comprare. attimo la gente dal coso, quindi tu racconta che io tolgo la roba dalla gente, Sì, ci penso. dicevo, ci vogliamo mica comprare. Devi togliere da Cherub. Solo da Cherub. Che Sì, solo aveva da Cherub. poca. Ah no, anche non. Dicevo, possiamo provarci a comprare la granata quella per le irruzioni. Perché è un acquisto che volevamo fare e più che altro per vedere cosa fa. Sto vedendo a chi mettere A lei cosa. qualcosina. E poi il cacchio di induttore. È mezzo turno, giusto? Non mi ricordo. Mi sembra di sì. Forse quello che potrebbe usarlo, cioè quello che potrebbe fregargliene un po' meno, forse Torque. Perché comunque c'ha la bomba acida. Sì, la volta che non usi il linguino e usi la bomba acida, usi l'induttore. Tra l'altro Fatelo mi in chiama giro. dire. Sì, è una carica Carica d'eruzione da. non a lei, perché lei ha l'entrata dall'altra zona. Mettiamola a
Togli il medikit ad Axiom e mettigli la carica di Russia. No, aspetta. E di... Ah, è una giusta per la tessera magnetica ad Axiom. Ah, e metti la Verge, tessera magnetica. Che Verge non ha entrate speciali. Ci manca qualcosa? Direi di no. Sì, no, niente. Dicevi sulle casse invece cosa prendere? E non volevamo comprarci lo scanner olografico? Ah, è vero, prima o poi. Dan. A chi lo dobbiamo portare a far portare a qualcuno oppure ce l'abbiamo automagico? Credo che dobbiamo farlo portare a qualcuno. Cioè, sono sicuro. Non so cos'è, un oggetto di utilità o no? È un oggetto per l'eruzione. Darlo a lei non mi entusiasma. Ma oddio, damolo a lei, Fre. Tanto non so se è passiva oppure se bisogna attivamente attivarla. È un, ha una carica, quindi credo che bisogna attivarla. Ok. Vabbè, lo testiamo. Magari è una cazzata, magari no. Ci siamo, missione. Questa. Serve un passaggio? Serve un passaggio? Ok. Flagello malato. controllo la traduzione esatta, oddio. Diseased flail. Flagello malato, sì. Flagello malato. Mi piace. È un solo incontro. Oh fuck, ed è uscito dal veicolo. 822 milioni di nemici probabilmente, quindi. Sì. Per quello è molto difficile, perché saremo tipo 4 contro 26 più o meno. Mille. Quindi usiamo tutto, scanner olografico, tua mamma. Esatto, sì, proprio. Lanciamo granate al formaggio, cose così. È la missione giusta. È un VIP. C'è un VIP. Let's go. L'ultima unità che passa per questo ingresso colpirà automaticamente, quindi... Un attimo. Ci mandiamo... Aspetta, perché Terminal e Torque hanno le armi aumentate. Sì. Che di conseguenza adesso fanno 4-6, che sono gli stessi identici danni del fucile a pompa. Sì. Quindi possiamo metterci sempre Terminal in fondo. Quindi direi potremmo fare addirittura Verge. Torque. Sì, mi piace. Action Terminal. Sono d'accordissimo. Torque Verge Action Terminal. Beh, facciamo Verge Torque, così Verge può sblublare la mente subito. Torque. Ah, cioè, ecco. Scanner grafico. Vai, bonus alla mira. Va bene. Nice. È Action quello alla fine. Terminal. Non ci dice le persone, ci dà un bonus. Va bene. Oh, ah, ecco, quindi non è che... Sì. Potremmo scriverlo chiaramente che dà un bonus. No. Non ha tutta quella utilità figa che pensavamo, in realtà. No, ecco. Però star 60. Adesso entriamo. Vediamo quanto è il bonus, dai. HBZ. Bene, quindi questo è un sicario. Questo è un necromante. Scusa. E lo scanner olografico cosa ci... Cioè, a te sembra la mira aumentata, perché a me sembra quella. Neanche a me sembra. Lievitare il necromante cosa porta? È grosso. Che era quello che volevo dirti io. Che se dobbiamo lievitare qualcuno... Perché il necromante mi sa di necromanzia, per dire, cioè... Madonna, cioè, Mac, qua stiamo proprio volando... Proprio, ho come questo sentore, non so te, ma... Ho come questa la vaga impressione vaghezza. Che mi punge vaghezza e mi risorga i morti, quindi se lui muore... Oh, no, mi piace il movimento, No, scusi, 79... Per fare 4-6, lo scatarro fa 3 o 2? Fa 3. Quindi fa 5 danni sicuri al primo turno. È un 50-50, con l'unica differenza che accoglienza tossica... Fa almeno 3 danni e 10. Fa 5 danni sicuri, perché quando tocca a lui 2 danni li prende. Sì.
E Quindi è se non meglio riusciamo a comunque. ucciderlo, tanto che cose che non possiamo mai più usarlo, quindi io direi che è accoglienza tossica. Ah, più o meno la sta lasciando fare danno. Buon appetito. Dobbiamo riuscire a fargli almeno altri 3 danni. Ne possiamo fare 4. O 6. Non serviva. C'è un soldato da uccidere. C'è un soldato da non Il fare tacco così è abbastanza. brutta, però se posso. Sì. Suona Eccolo, male. sti soldati sono i soliti. Questo è un soldato al 100 con... Ah, è Dulcis in fundo, Ah, perché ok. lei colpisce Se lei sempre. colpisce sempre. Allora tanto vale mirare a uccidere, nel senso. Questo non lo Sì. uccidi, questo non lo uccidi, questo non lo uccidi, Non c'è nessun questo sorvegliante che è quello che aumenta lo scudo, cioè il colosso, ma il colosso si spara da solo. Ovviamente. Il low roll della vita. Ah, il VIP è lì, scusa. il VIP è già impasticato. Secondo me dobbiamo andare di là. Dici? VIP Cos'è anche? È attestato. un'altra funga Consegnate il vaghezza? pacco. Se... Bisogna andare di là. Beh, Ma dov'è non la possiamo porta? accendere Di il là. Porca camion e fare tipo pepe e passare lì? troia, dobbiamo passare da qui. Secondo te arrivano i rinforzi? Già segnato. Qua entrano dalla porta. Questo è proprio XCOM 2. Questi sono i ponti Perché? di XCOM Sì. 2. Perché per ora c'è solo termina round, non c'è scritto che arrivano i rinforzi. Quindi forse li devono chiamare. Io ando qua. Allora, diciamo, iniziamo a smarmellare la gente? Smarmelliamo i cervelli. Se smarmellassimo. Se Allora, smarmellassimo. Allora, il ricordo pa. che il sicario è usa le pistole e basta. E più che altro tipo ti toglie i proiettili, ti debuffa, che è una cosa che non funziona bene sui nemici, perché i debuff non funzionano. Potremmo Quindi smarmellare il possiamo. soldato e intorpidire l'11, perché magari è lui che manda i rinforzi. Chi lo sa Allora, se. i rinforzi finora sono i soldati, il fatto è che ci sono tipo 70 soldati, cioè non possiamo ucciderli tutti. E forse allora è il caso, cioè io ti direi impazziamo un soldato a tua scelta, magari appunto uno non troppo lontano da un altro, Se prendi questo tipo soldato, quello magari che forse spacca quel uccide soldato. l'altro, sì. Esatto. Non è una cattiva Coraggio, idea. E metti culo che. poi intorpidiamo il sicario, perché farci Ecco. disattivare un'arma al primo turno non mi piace, Oh, ovviamente. wow. Beh, nel senso, sono tanti danni, eh. Catroia. E adesso sta volando. Io dicevo, potrebbe essere, non ho capito se quel segno che c'è. Ah, no, può prenderlo comunque quello che dicevo io. Ma il Però io segno non è dicevo. sul tizio, è sulla macchina, Sì, mi credo. No, sembra no, sulla sul tizio. macchina, qua sopra, sulla porta e non sul tizio. Quindi ho detto, boh, vabbè. Intorpidisci. Tanto non ci arriva, quindi facciamo sticare. Sticare, tra La l'altro, mia mente è lì in domina la piedi. sua. Bello e libero. Se fai due, beh, certo. Stai qua, Fran, ancora. Non mi sembra il momento di uscire. Dice. Questo è. Allora, perché è rosso? Perché questo il 10 è. Il 10 si Siamo liberi sporge. per. Io, se lo vuoi fare Esperienza. uscire, se proprio lo vuoi far uscire, lo fai uscire in mezzo movimento e poi fai anche danno. Se lo vuoi far uscire. Stavo cercando però un mezzo movimento. C'è qua, c'è questo. Ma no, quello non è mezzo, quello lì sotto al massimo. Questo, vuoi dire Vedi? questo? Sono Dai. tre mezze e andai anche a Kerdal. Sì, va bene. È un ibrido? Sì, è un ibrido. Senti, tu quando è sceso dal camion con tu. Madonna, questo. Non tagli l'aria con quei vestiti. Allora, test ordimento 1, quindi tipo comunque nuovo, Localizzo l'arma del e bersaglio. poi parte. Non ho capito. Ok. Oh, Aia. ma mi raccomando, non mancate, mi Abbiamo perso raccomando. un uomo. È uno zombie. Uno zombie, un essere umano normale. Abbiamo perso un muto. Vabbè. Piace.
Allora. Sputo velenoso, prende 2. Sì. Ah, no, finalmente. Ma Prende. sono 3 danni, Non eh. ci arrivo. Non ci Posso arrivo. prendere questi due. Sicario soldato. Sì, facciamo così. Fai, sputo, non finisce il turno. No. No. Ok, vai. Poi, medikit. Ha rimosso la guardia. Su Molto bene. chi? Se su se stessa, perché ha perso 6 di danno, 6 di danno ha preso. Sei in debito con me. Te Non me l'hai stessa sei in debito, mandata. Ma vero? porca puttana! È la terza volta che io ero convinto di aver premuto Torque. Ma io te lo giuro. Quanta vita ha il sicario? Ah, oh, che palle. Il sicario ne ha 4. Ed è avvelenato. Io ho un suggerimento, posso? Vai. Usiamo l'indittore su Verge, assalto mentale, uccidi il sicario e il soldato. Non puoi ucciderlo. Ah no, sì, va, ho capito cosa Perché intendi. c'è il veleno, lo uccide per forza. Idem il soldato. Capito, capito. Allora, porca di quella Verge, troia. Verge. Verge, Verge. Piano, È piano. Ok. Verge. Cazzo è Verge. E adesso poi me la rivedo perché sono già 2 volte che le cure Evelyn. Allora. Anzi, già che ci sei, dato che ha due azioni, metti un altro nella rete. Sì, infatti. Possiamo fare un'altra pazzia da battaglia e vedere se tipo questo soldato uccide l'altro pazzo. Oppure se il colosso sfonda il soldato. No, quello se sfonda il Ah, soldato non c'è no. bisogno. Fai. Eh no, metti nel. Ah, no, quello là sotto con due muore. Posso Questo. mettere il colosso o il soldato nella rete? Perché sto soldato muore. Non so quale Cioè, possa quello lì è essere il più morto. utile, ma credo che non cambi niente. Il colosso non fa tanto danno. Puoi mettere il soldato nella rete? Metti il soldato, fai pazzi di battaglia. Magari che cazzo ne sa, spara al colosso. Adesso. Magari è scemo, spara al Lucio colosso. de culo. Sfoga la tua frustrazione. O se spara al soldato lo uccidiamo con l'attacco mentale. A me va bene Sì, tutto, no. eh. Sono soddisfatto di tutte le scelte Bersaglio io. Perfetto, va benissimo. E ora. Buon divertimento, cervelli. Flagello. La vostra volontà c'è. Flagello. Kebz. Boh, Madonna. Strage. Non costa un turno, quindi. Sono ancora morto. Non ho fatto vedere una morte una, che tristezza. Quindi non costa un turno perché tocca di nuovo a Torque. C'è un modo furbo per. Sparare, non so. Sì, no, volevo vedere se c'era un modo per non sparare, ma non credo. Sicario, ovviamente no, e volevo prendere quel soldato là in È fondo, morto colosso al quello là. 24. L'altro soldato? Ah, non lo vedi. No, quell'altro soldato è incastratissimo. No, il Non. soldato 5 che non vedi. Chi è, scusa? È il soldato 5, quello a fianco dalla fine del ponte, è sempre quello lì. Ma è Dove dovrebbero morto? esserci i rinforzi? Ah, è quello là. Ha la cassa? Non è che lei ha la cassa? Possiamo No, non ce l'ha lei la cassa. provare comunque il tuo colpo a Ce l'ha 24. Axiom la cassa. Tanto tocca, adesso tocca ad Axiom, tra l'altro. Allora possiamo provare a fare uno sparo a cazzo di cane, chi se ne frega. Oppure Quella. possiamo fare una guardia. Usando la linguetta, chi puoi prendere? Perché al La massimo tiri e ho scoperto linguetta. qualcuno. Quello è morto, quello Sempre anche. Niente loro. di utile, No, possiamo fare una guardia guardando qui, in modo così se questo esce allo scoperto, almeno ma Torque lo vedi che finisce. non prendi la parte sotto, che è quella che prometto che probabilmente passa. Però si può incastrare a un certo punto, magari esce da lì. Fa QQ7 e ti si avvicina ancora un po'. Va Perché è bene, l'unica tanto cosa non c'è nient'altro da fortificata. fare di più utile. Se vuoi possiamo sparare al 24, nel No, senso no, che no, non no, c'è. no, ma infatti non c'è nient'altro da fare. E sparare a 24 obiettivamente mi sembra un po' una sfida. Axiom, può spaccare quello là? Il 4? No, non ci arriva. No, questo è Mi sottomissione. sembra lo veda. Possiamo provare ad arrivare fin lì? Non ci vede, non ci arriva. Non ci arrivi. Merda.
Oddio, ce lo possiamo fare arrivare con una Kansas City move degna di noi, eh? Non lo vedo. Possiamo fare tipo... tutti morti. Facciamo doppio movimento lì, poi a quando tocca Terminal collaborazione e lo uccidiamo. Può starci. Tra l'altro usiamo la collaborazione quella di Terminal, che così non ci spreca quello giallo, nel caso arrivasse qualcun altro. Guarda com'è invasato. Porco tutto! Tocca al colosso, che è l'unico ancora in vita. Madonna, che cos'ha? Ah, no, c'è uno scusami! Sei cazzato, giustamente, perché dici... Ma no! Cioè... No! Vabbè... Ah. Vabbè, ok. Cioè, oddio. Ok. Fargli di più, eh. Ah, però gli è passata. una tantrum. Ha avuto un momento duro, però poi... Quindi direi Terminal cura lui. Cura Torque, sì, che gli cura manca 6. Ma... È Torque, porca puttana, lo sto guardando. Sì, insegno torque. Su Torque, proteggi Torque. Ok. E poi collaborazione con il pazzo malefico. Se ce la fa, sì. Ce la fa. Axiom. Spacco. Scudati prima di ucciderlo. Che hai poca vita. Come scudati? Curati. Ah, cura. Almeno che scudati, ho detto che cacchio è. Curati che non hai tanta vita. E sparagli in faccia 80 col coso, 100 con lo sparo. Boom! Chiama i rinforzi adesso. Non ho più munizioni. Ti aspetto. Munizioni, adesso è il colosso che usa. Che prova a convincerlo. Allora, gente. Col mindfuck ci arrivi al colosso? Cioè, riesci a mindfuckare il colosso? Proviamo a mindfuckare il colosso. Yup. Credo che sia finita la missione. Sir. Se mindfucki il colosso mostra e fai. Boom. Sì, Berserk. Credo sia finita la missione. Tanto è morto lo stesso. Non importa, stai tranquillo. Non ti preoccupare che hai mancato. Non potete. Attila il flaccello di Dio. Boom. Beh, questi però potevano anche metterli in quadratura. Wow. Mi è rimasto uno. Soldato. Perché il soldato è vivo? Perché non è nella rete, però è avvelenato, quindi muore adesso. Ah, sembrava nella rete. No. C'è il fratello, stai a riparo qua, stai bene qua. Vediamo cosa succede adesso, che sono morti tutti. Dovrebbero essere tipo finita la missione. No, dovevo comunque estrarre. Dovevo andarci, nel dubbio. Allora, lei è immune al veleno, quindi vai dritto. Intanto puoi andare fino a scatto qua in fondo. Andiamo tutti in fondo, perché... Se dubbio si corre di brutto, perché non ci sono uscite, io non vedo semi. Abbiamo ucciso tutti, non possono chiamare rinforzi. Prima che chiamassero rinforzi, quindi ciao. Siamo troppo dei fenomeni, già. Non hanno fatto neanche in tempo a chiamare rinforzi. Adesso dico una cosa, ma la dico dopo, perché adesso non si esulta mai prima di finire la cosa. Qui puoi arrivare con Verge, posso arrivare di qua perché vorrei evitare il veleno. Sono d'accordo. Di veleno vorrei evitare. Non ho più munizioni. Ti preoccupare. Oh, rinforzi. Oh, merda. Quindi direi ricarica e scatto. Corri? Sì. Ricarica. Ma poi a Verge ci frega il cazzo che ci abbia le munizioni. Non particolarmente, effetti. In effetti. Che cazzo. Quindi scatta da qualche parte, tipo qua dietro. Sì. Perché arrivano di lì. Mi riposiziono. Sì, che magari lì? Non ce n'è bisogno, però... Dai tubi arrivano, guarda che figo! Anche da qua arrivano, tra l'altro. Sì. Secondo un po' da dove cazzo li pare questi, eh? Dove vogliamo mandarlo il VIP? Il VIP è qua, credo che non sia nel veleno e sia con la tripla mezza. Ci sta. Sperando che non venga shottato. Che si sono shot, non mi incazzo. Io farei un mezzo movimento, cioè un movimento e un overwatch. Tipo qua e poi un overwatch verso l'alto. Sì.
la metti dalla ruota sotto. Questa qua. Uno più indietro. Questo. Lì. E fai l'overwatch dritto. Striscio. Grazie, Toc. Perfetto. Olè. We are gonna have fun. Lo metti lì dietro. Qua dietro uno? Non lo so. Lì? Sì, o lì o davanti alla macchina, dimmi te, per me. Oh, aspetta, forse dietro la macchina, così se spuntano le copertura. Però la guardia non è proprio bella pulita. Ah, allora vai, sì, spacchiamo tutto. Arrivo! Buongiorno. Buongiorno. Ora vedrai che vengono tutti da sotto. E invece termina la posta, c'è il suo turno. Cura prima, perché c'è qualcuno che ha poca vita. Tipo. Ce la farò a colpire quello giusto. Torque, Axiom, tra bandiere. Termina. Ah no, stanno tutti... Poi c'è Torque volendo... Cioè, beh, dai un colpettino a Torque. Due colpi a Torque. Gremlin in arrivo. Ah, però così non possiamo fare guardia seria. Vabbè. Ah no, sì. Questa è guardia comunque. Vai. Va bene. Non è in copertura, ma tanto loro al primo turno non sparano mai. Poco. Buongiorno. Ah, sono sulle scale? Come ci siete? Grazie, ovviamente, Terminal. Giorno. Sia mai, eh. Bellissimo. Nope. Non ho più munizioni. Bellissimo. Munizioni esaurite. Abbiamo stata... capito, Fre. Che c'è cazzo. Stata una scena a momenti di gloria. Qui che corre. Ah, adesso i porti arrivano a stecca. Torpore. Okay. Torpore e flagello. Torpore e flagello vuol dire che non puoi muovere Verge. E dobbiamo muoverci perché ogni turno arrivano persone. Movimento e torpore? Movimento e torpore mi piace molto di più. Movimento qua e torpore. Torpore e prima movimento. Torpore nel dubbio perché non finisce il turno, vero? No, mai finito il turno. I tuoi pensieri sono miei. Sfogati. Bellissimo. Ok, sta quattato. Sfogati, lo adoro. E qua lo mettere, che sei un po' girato. Sì. No. Perfetto, lì è perfetto. E contrabbandiere, corri, contrabbandiere, corri! E ci arriva, ci siamo quasi. Mettilo un po' più in là, che cioè, almeno c'è una mid. Qua? Lì. Qua. Lì! Qua è meglio. Tanto non credo sopravvivano alle guardie, però sì. No. Alle guardie. E te, mi spiace, Aspir, te stai però stordito. Continuiamo a mettere... Facciamo tipo così invece stavolta. Sì, ci muoviamo e poi guardia. Ecco, mi sposto. Accelera il passo. Axiom. Shanti, Non gli dici niente. Strano. Mm? Torque di solito poi se uno fa così si gira subito malissimo. Ma glielo dice poi dopo in privato. Non ci coglieranno alla sprovvista. Cioè volendo possiamo anche tirare via Torque, però. Axiom, però non so. Tutti gli altri però no. Axiom ci torna abbastanza utile. C'è così di nuovo? Dato che siamo a distanza di poterlo far scappare in un turno, sì, non lo muoverei. Oh, sono pronto. Contiamo su di te. Mi piace, Axiom. E Terminal, movimentino, e guardia. Io direi sopra, dove c'è la staccionatina. Qua? Cioè. Lo vedi? In azione! Perché magari lo vede. Potrebbe addirittura uccidere. Vabbè, gli ha tolto la copertura, va bene. Non ho più munizioni. Buon Giorgio. Scusa? Axiom? Munizioni esaurite. Ma le guardie? Ha deciso Axiom che non aveva voglia. Perché è lì a fianco, quindi... Allora, pazzia da battaglia sul legionario. Oddio. Sì. Sì, perché non è detto che posso flagello. Poi se te vuoi leva con le altre tre cose, va bene. Sì. Quell'aspide è...
Vabbè, il flagello mentale, non lo so, cioè... O vuoi avvicinarti? Io mi avvicinerei. Avviciniamoci. Posso arrivarci? Il fatto che quell'aspide non abbia triggerato Axiom mi fa incazzare come una iena. Sì. Non l'ho capita, sinceramente. Quindi? Oh. Chi? Forte? Mezza. Sto Axiom ti prendi la botta e te la metti. No. Te la meritavi tutta. Sì, sì. Riusciamo a far scappare tutti. Terminal non credo scappi, però si mette abbastanza lontano da. Secondo me è il momento di andarsene. Se slingui Terminal. Ah, no, però fai solo un mezzo movimento poi. Non ci arrivo, sì. Ah, Terminal si copre qua, tipo va a finire qua e poi se ne va, parte per cazzo. Secondo me è fattibile. Va bene. È il momento di portare via i coglioni. Però ad esempio sì, giusto. La Pussy Squad ritorna. La Pussy Squad, abbiamo straggiato una missione molto difficile. Cioè, secondo me. Se non l'abbiamo quasi veramente assicuro. Umiliati questi. Sì. Ah, ora... c'ho l'uomo che blocca. Mi blocca al lato. Spaccalo. Oppure tira una mitragliata. Tre, però rimane lì fermo in mezzo. Lo so, però cazzo, non. Possiamo usare la collaborazione per toglierlo, dai, sì, vabbè. Cioè no, uccidi l'aspide e poi usiamo con Terminal collaborazione. Sto stronzo. No, sto stronzo lui che doveva andare al coso non l'ha fatto. Oh, Terminal, aiuto. Bonk. Vabbè. Bonked. Essere umano del cazzo è un po' in mezzo alle... usiamo la collab quella gialla e leviamo Axiom dalle balle. Perché? No, quella gialla, Fre, non quella lì. Scusami. Vabbè, spostalo più in là. Tanto genericamente più in là. Sì, vabbè. Perché così Terminal poteva fare il movimento. Hai ragione. Ah, perché mi hai detto quella gialla e io ho pensato quella gialla. No, dal sicuro, ti stai mettendo in faccia i nemici. Coglione. Ma se faccio una collaborazione con me stesso posso farlo? Non puoi. Però puoi farlo con Verge che tocca dopo Terminal. Verge può fare collaborazione con Terminal. Quindi spostati adesso. Vabbè, tanto chi se ne fotte dove mi sposto. Sì. Perché tanto tocca avere. Sì, ce la facciamo. Sì, no, sì, si può fare. Non ho più munizioni. Al massimo, guarda. Ah, Axiom si prende uno schiaffo, solo merito. Lo schiaffo che non gli è andato prima. Sì. Verge ha 6 cose nella rete neurale. Cioè. Ah, quanto la di mira? 100.000? Sì. Mi gira un po' le palle che gli manca un quadretto. Ma vabbè. Ciao, Fre. Poi Terminal. Mi muovo, copritemi. C'è solo un aspide che può fare la strozza. Ecco, se l'aspide adesso ti scopre che ha l'attacco con la lingua, abbiamo perso. C'è da ridere. No. Ok. Anche perché ha sparato dalla Cambogia. No, voglio vedere se P. Rinforzi minieri. Sì. Ciao! Adios! Ciao belli! Ma dov'era il molto difficile in questa missione? Sì, veramente. Eh? Veramente. Abbiamo finalmente degli attacchi ad area. Esatto. Verremo puniti gravemente per questo hubris. Verremo puniti. Potevo dirlo nel momento che avevamo ucciso tutti in 2 turni. Sì. Ma ho detto non lo dico perché magari no, non lo dico. Verremo puniti la prossima missione a mio parere, poi vediamo. Se ne mette una media con tipo 4 arconti, 3 guardiani. Ho già paura.
Solo gli ingegneri sono il cuore pulsante dell'industria della città 31, lo smistamento e il suo sistema circolatorio. I treni dell'era dell'occupazione riconvertiti consegnano beni essenziali a tutta la regione, partendo da questo quartiere. Di vitale importanza per molte, ma non tutte, specie terrestre ed esoterrestre. Abbiamo ottenuto un botto di informazioni, anche quella extra, molto bene. No, aspetta, Old Town è salita? Perché Old Town è salita? Ce ne siamo persi una? Era in quarantena Old Town? Adesso vediamo. Quarantena durava 2 turni l'altra volta. Ci sono 60 informazioni. Sì. Sta a vedere sto telaio d'impatto, che cazzo è. Promozione per Axel. Le prolungate proteste per la chiusura dello spazio porto si sono acuite quando diversi suprematisti terrestri. Faccio sì, è un po' più adesso un po' più generico. L'artigiano Glorba della Lega Cantieri Navali ha dichiarato: ci siamo espansi. Queste persone condividono le idee di chi ha. Poi diventeremo suprematisti e via latteisti, quelle robe lì. Suprematisti laici del Burmini. Prima la terra è di tutt'altro avviso. Prima la terra. Ma magari, adesso fosse prima la terra. Prima la terra. Più che giustificata. Dio. Informeremo degli sviluppi. Rimandiamo a casa loro. Ma possiamo scalare di uno, nel senso, possiamo il suprematismo, possiamo scalare di uno il grado di importanza ogni volta. Adesso diciamo prima la terra. Poi quando prima ci svilupperemo nell'universo, prima la Via Lattea, così sì, arriviamo fino alla Via Lattea, poi... No, non si può. E la galassia Andromeda, quella della Via Lattea, se non sbaglio. Sì, no, non mi ricordo. Cioè, non si può? Non è quello. Peccato, comunque abbiamo stretto abbastanza le mani e abbiamo 85 crediti. Ah no, la Via Lattea è una galassia. Eh sì, la Via Lattea, è una galassia. No? Non è la Via Lattea, okay. Tutta. Sì, sì. E Altano era in quarantena, porca miseria. Sì, in effetti, l'abbiamo bloccata adesso, non ho capito allora cosa voglia dire. Due turni durava la quarantena, è durata uno solo, vabbè. Quante situazioni, minchia, a sapere ci mandavamo Ax. Sapere ce lo mandiamo adesso, ma è un addestramento Blue Blood, miseria boia. Io ho visto dei gameplay, cioè delle immagini di Chimera Squad in cui ci sono due slot. Come facciamo a tenere due slot nelle cose? Sì, bisogna... Vabbè. Perché le situazioni è il modo migliore per far livellare la gente. Cioè livellare, per addestrarla, perché rimane fuori per alla fine un turno solo. Che cosa prendi di bello? Ariete. Sfonda un punto di eruzione porta, con la possibilità di mandare nel panico dei nemici vicini. Panico aumenta in base alla furia. Quindi boom, testata alla porta e tutti... Oh porca puttana, che cazzo porca è? Puttana. Beh, sì, io mi spaventerei se... in effetti. Se non mi entrasse di testa dentro la porta, sì. Comunque non vorrei dire, due missioni... Sì? 9 uccisi. Porca troia, neanche cosa, neanche Godmother, madonna. È una macchina! No, è quasi 4 uccisioni a missione, Godmother. Dio santo. 35, 14, 40, 13. Ne sa, eh. E questa Verge, è però, due uccisioni a missione. Ma perché Verge fino adesso non aveva attacchi praticamente? 31-8 quanto è? 31-8, 8, 16, 24, 30, quasi 4. Anche Blue Blood, eh. Ah, perché per le prime tre missioni che ho dato non ho chiuso nessuno. È vero, 4x8 32. Minchia, è ancora più vicino Blue Blood rispetto a Godmother. È ancora più vicino alle 4 missioni. E ricordiamoci che nelle prime tre missioni Blue Blood penso che abbia ucciso una persona sola. Proprio imparato come si usava. Sì. Buono. Axel è la morte. Madonna. 4.5 a missione adesso, per il momento. Sì, abbiamo preso un po' di soldini perché è finita la Spec Ops di Godmother. Sì, non la terrà 4.5 missione, però vabbè, tanto. Sì. Non ho capito bene come funziona la cosa. Non ho capito perché quarantena non ha funzionato due turni come al solito. Sì, non ho capito, vabbè, non importa. Va bene, con 100 crediti adesso vediamo cosa farci. E qualcosa. Miri, questa roba base. Se non c'è niente di nuovo. Ho dei proiettili, ho dei traccianti, ho dei...
c'erano quelle altre robe nuove che diceva lo scanner olografico, dov'era l'analizzatore di bersagli, ma... critico nell'eruzione, che c'è, cioè, perché perché l'analizzatore di bersagli mi dice P50 di critico e l'altro mi diceva bonus alla mira, che tra l'altro io non l'ho visto bonus alla mira, non vorrei dire, ma diceva segnala olograficamente tutti i nemici, proprio boom, detto così. Questo invece almeno è preciso e ti dice più 50 di bonus al critico. Sì. Non capisco. Non capisco neanche io. Va bene. E... va bene, quindi per questa puntata direi che è tutto. Io. Se vi è piaciuto quello che avete visto, iscrivetevi, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale di Mac Glitch, che trovate come sotto in descrizione, perché la prossima puntata sarà nel suo. Infatti, quelli che mi dicono ma pazzetto, non ho capito perché ogni tanto vedo dei salti in XCOM, te l'hanno detto? Me l'hanno detto in live e poi dico, porca vacca, sì, ma c'è l'altra persona, ha scritto puntini puntini puntini, sono un coglione. Ah, perlomeno perlomeno lo dite, no scherzo, poverini, no, no vabbè, figurati, però appunto mi dispiace perché uno magari guarda una serie e dice non capisco un cazzo. Noi l'abbiamo detto, anche a me nei commenti qualcuno mi ha detto ma scusa, ma la puntata 3, la puntata 2 è puntata 2 guarda Mac, ti propongo una cosa, dalla prossima puntata lo diciamo a inizio puntata, dai, così almeno capiamo, così, magari, nel senso, perché i post credit non li vedono e, cioè, non sono ancora seduti sono già usciti dal cinema e, quindi iscrivetevi anche ai nostri canali Twitch in cui Mac scrimma tutti i giorni, www.twitch.tv/glitch/92. Iscrivetevi anche ai nostri Patreon per un sacchissimo saccogno, bello, mi piace, per un saccogno di contenuti extra, tra cui parecchie GDR, serie esclusive, incremento della capacità della libido e del carisma di tutte e due, bellissimo, incredibile, scientificamente provato e dimostrato, se volete faccio vedere i dati poi e ci vediamo qui, mi ci metto metti là, sto scrivendo i dati, Mac cerca i dati, perfetto, e noi ci vediamo alla prossima sul canale di Mac, mi raccomando, sul canale di Mac, okay. E quindi ciao a tutti e bye bye. Bye.